materie prime. La materia è a fondamento di ogni opera. La materia, con la mano dell'artista, prende una forma. Aristotele parlava di potenza ed atto. La materia è l'opera che diventerà poi nella forma che si vede. Michelangelo diceva che nel marmo, nel blocco di marmo, già c'è la scultura. Qui noi abbiamo scelto artisti che lavorano con materie tradizionali, come può essere il ferro o il cemento, anche se il cemento non sono molti anni che viene usato nell'arte, o materie nuovissime come il neon, come l'aria, che non è nuovissima, ma è nuovissima come applicazione artistica. La cosa interessante, secondo me, è che queste opere molto materiche dialogano negli spazi di questa rocca, che è già una materia molto imponente di per sé. Matteo, andiamo a vedere la mostra. Andiamo. Vedi, questa rocca antica con preesistenze romane è una delle più belle delle rocche di pianura.